e Toni realizza il 100° gol in Serie A. Fantastico, molto bene. E dopo questa bellissima vittoria della Juventus andiamo a vivere in diretta la conferenza stampa di Del Neri proprio stamattina. Vediamo. Questa vittoria vi dà speranza? Beh, sicuramente. Noi la speranza non l'abbiamo mai persa. Finché c'è vita c'è spumante. Io credo che sicuramente cosa sta scrivendo, scusi? Che c'è molto da lavorare. Pochino. Io lo so, la squadra sta migliorando. Fuoco. Ha detto che va tutto bene. Bravo, sicuramente. Bravo, molto bene. Lei ha detto di avere la fiducia di giocatore e società. Pensa di avere anche quella dei tifosi? Sicuramente. I tifosi sono il nostro 12° uomo in campo. Sono una varie persone. E squadra che vince, squadra che perde. Dov'è la squadra? Com'è l'umore della squadra? Sicuramente bene. Ridete? C'è niente da ridere? Ma cosa sei? Dopo le polemiche dei giorni scorsi, come giudica l'ultimo arbitraggio? Beh, sicuramente però ho detto, non parlo più degli arbitri e non aggiungo altro. E non aggiunge altro? Certo, quello ho detto. Alla fine ho messo Bernacci, palla lunga. Sì, faceva spazi, porca miseria. Guarda, se ne tocca Paolo. Ma chi è sto Sorgia qui? Chi è sto Sorgia? Guarda, sta zitto, stai. Sorgia sarà te. Buono, è comodo, andare a fare l'opinionista nelle televisioni a prendere brioche e cappuccino. E io invece sto a fare l'allenatore. Ora mi hanno cacciato pure dal Celtia, mannaggia la miseria. No, c'è posto, ma non so se è possibile. No, ma chi è? Io dico una cosa, ascolta Fiorenzo Magli. Io mi hanno mandato via, mi hanno detto vai a allenare una squadra, adesso devo allenare una squadra dei mezzi busti. E io sono venuto qua, ho visto sto mortorio. Mi tocca. Ciao, come stai? Mannaggia la miseria, ma mi dici un po' una cosa? Dimmi. Quando stavi in panchina, te svitavi la cavoccia un po' a tutti i giocatori, te incazzavi come una iena. Che sei venuto qua a fare... Non si dice, mister, no, non si qua. Dice! No, ma è venuto... Che sei venuto qua a fare a il laureato... A far laureato a Osso? Io non lo so, ragazzi, ma poi c'è sta Pescazzi, oh! Ma porca miseria, mi sembrati tu curati di campagna, che sei, ti ha dimessa qua? E dovete, oh, tirate un po' fuori dai mordenti, porca miseria, mi sembrate, guarda, mi sembra pure culo lui, mannaggia, ti svito la capoccia, porca miseria. Ciao Ciccio, ciao Ciccio. Ma io dico una cosa, ma quando stavi alla Juventus, no? Mi dici una cosa, ma ti chiamavano Penna Bianca, come ti chiamavano? Sì, Penna Bianca. Ti chiamavano Penna Bianca. No, ma lo sai che in Argentina si dice capezza bianca, no? Capezza bianca. Guarda che sta qua poi ti viene, sai com'era la capezza, come ti viene? Ti viene vuota. Perché guarda, sta qua poi da noi, che non fai nulla, te devi far vedere tu contro coglioni, porca miseria. Poi glielo dico sempre, non dato. Ma che vuoi? Sono mischiati, non riesco più a capire chi è l'uno e chi è l'altro. Io dico una cosa, senti Fiorenzo Magni, io ti voglio dire questa cosa qua. A me mi hanno chiamato, devo allenare questa squadra, io dico vai là perché devi ritirare un po' sul morale a tutti, ma qui ragazzi... Ma lei è? Nome e cognome? Ma che mi sta a prendere in giro? No, ma vorrei capire. Io sono il campione del mondo dell'82. Quindi? È Ciccio Graziani. No, guarda, è Ciccio Graziani, sono io. Tu sei un sosia. Ma che stai a dire? Sei del sosia mio. Io mi chiamo Ciccio Graziani, sono campione del mondo. E io pure mi chiamo Ciccio Graziani. Ma state zitto, te vai a sputtanare, va a fare pure quell'altra trasmissione là con coso là. Quello, quella cacchio là. Ascoltami una cosa. Che vuoi dire? Tuo padre come si chiama? Si chiama Antonio. Ma pure il mio. Ma porca miseria, ma com'è possibile? Ma davvero? Cosa? Ma io non sai come si chiama? Parla. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Bravo, ciao. Oh, bello, ciao, buon suono, bello. Ciao. Grandissimo Silver. Grande Monzon. Bello mio. Noi andiamo dallo stesso barbiere, è il dietologo che è diverso. Bravo. Vabbè.
bello, Dandolo, grande De Pizzoli, grande, sì, sei sì, grande. De meglio, oh, va meno. Faglielo dire a uno che capisce televisione, te sei uno che buca, eh. Lo schermo, no? No, no, è rotta dalla bicicletta proprio. Ragazzi. Ma mi vengono così a simpaticone. Ma vengono così, simpaticone. Oh, ti ricordi chi sono io, sì? Lele Sola, sbaglio? Bravo, Lele Sola, collega dell'Ele Mora di Roma, praticamente nella mia scuderia ci abbiamo grandissimi milionisti allenatori. Sai chi ti porta adesso? No, dimmi un po'. Uno che te fa fa boom! 10% del share, così, come niente proprio, te come tu, niente no. Ragazzi! No, ma che me tuffo io? Mo te lo chiamo. Non fa lo spiritoso che te gonfio. Signore e signori, per voi Dino Zoffer! Penso di top portare! Buonasera, mister, benvenuto! Con la sua classica galleria! Eh sì! Ma quanto brio, mister! Non mi saluti, che fai? Non mi saluti. Ti presento Ciccio, te lo ricordi, Ciccio? Sì, lo ricordi? Sì, mi ricordo. Ma ti ricordi? Selvaggi. Sì, Selvaggi, vabbè, lascia perdere. Allora, a te ti serviva un opinionista? Sì, uno di brio, insomma. Ti serviva uno che dava la carica? Sì. Questo è un opinionista. No, brio non c'era, c'era fuori. Non lo sapevo, niente. Gentile, Caprini. Sì, sì, no, un'altra cosa. E un'altra cosa, fammogli vedere che sei un opinionista. Ti faccio io la domanda. Dai. Allora, Dino Zoff, parliamo del grande momento del grande, del terribile momento del Milan, ultimo in classifica. È forte questo. Ma io dico di. Ecco, la situazione, io penso. Compriamo una vocale, che ma io penso che. Adesso dobbiamo lasciarli lavorare questi ragazzi, bisogna lasciar lavorare. Bravo. L'allenatore Rocco, che è bravissimo. Oh. Sì, anche i ragazzi. Che sono... Quale ragazzo? No, i ragazzi sono, sono straordinari. Ah, parli di cosa? Sì. Ronaldinho? No, Cudicini, Rodetti, vabbè, anche quel giovane bravo, Gianni Rivera. Sì, Gianni Rivera, scusa. Va bene ragazzi, a sprombattuti, parliamo della sua Juventus, questo grande momento... Motta rovina, grande momento della Juventus, vai. La Juventus adesso il gioco non è che sia eccelso, ma però diciamo che c'è questo bravo brasiliano che ha risolto, bravo, che gli ha tolto insomma le cose. Amauri, oh, Amauri. Altafini. Scusate un momento, no, scusa, lo riporto dopo, c'è dopo. Sì, magari è. Sei rimasto nel 1960, sei rimasto. Siamo nel 2008. Siamo nel 2008. Siamo nel 2008. Da due ore che ho dato l'appuntamento a questi ingegneri proiettili. Stop! Ma che fai, Cristian? Azione, ecco. Aspetta che arriva la battuta. Entri subito. Vabbè, allora ditegli che faccia prima sta ragazza. Non lo so. Siamo cameriere, sì. In francese. Sì. Azione. Si dice? Gasson. Azione. Gasson. Stop. Senta. Mi dica. Dove va 733? Stop. Ma di che è l'idea di sta cazzata di girare Natale sulle Alpi? Di tuo figlio Brando. Un'idea geniale. Si vuole risposare? No, io che? Mi sento male. Che succede? Sto... Mi ingrifo. Ma che ti ingrifi? Come ti ingrifo? No, mi ingrifo. Ma che cosa vuol dire ingrifato? Lascia stare, la mia bella, non importa. È il pathos. Cos'è? Cos'è? Mi sono ingrifato. Paolo, mi sono ingrifato. Come ingrifato? Come ingrifato? No, io non ci lavoro più con lui. Stop! Ma che sta qui? Ma allora dai le palle, va! Ma per favore, non trattare così le persone! Ma come si permette? Ah, perché questa è una persona! Cameriere? Sì? Ma tu chi sei? Boldi? No, sono una comparsa. Perché lui che era? Me voglio uno! Stop, per favore! Azione! Un attimo! Che c'è? No. Che stai facendo? Non è tu. Che è successo? No, sì, stop, per favore! Che puzze, ma è impossibile! Andiamo! Andiamo prima, chiediamogliele prima a Marcello Lippi! Ragazzi, non è possibile. Ma Camoranesi, Camoranesi, è già la seconda volta che mi mandi la pallina sul tappeto. Poi se ci passa la mia moglie e inciampa, capito? Guarda, non si fanno queste cose. Meglio che te spari. Scusa, ma non sai in partenza giochi a biliardino? Ma sì. Non dovresti vedere le partite tra poco? No, eh? Allora, intanto tutte le partite si giocano stasera alle 20:30. No, prima non di è tutto. Vero.
E poi non lo vedi che sto lavorando, sto facendo le convocazioni. Guarda, le partite iniziano tra poco, tra circa 20 minuti, e sì, stasera gioca solo la Juventus alle 20:30, quindi vedi? Insomma, sì. E allora, ma che modo è quello lì di fare le convocazioni, scusa? Scusa, ma perché te a Bari come le fai? Con le forme di burrata? Cioè, no. Infatti, no, ora secondo te ora io faccio venire qui i giocatori veri che poi mi insudiciano tutto il tappeto? Mister, si scherza davvero, dai, via, giù. Senti Marcello, ti voglio dire una cosa, io non sono Ventura del Bari, sono Simone Ventura di quelli che è il calcio. E ti garberebbe, se quella lì, quella Ventura, dici te, ha fatto più carriera di me e te messi insieme. Ecco, capito? Pensa, l'ho vista, ultimamente allenava il Miami, quindi renditi conto. Pensa magari, un pochino. Magarissimo. Senti, comunque io sto a Milano. Senti, io non sono l'allenatore, tu non mi vedi e ci basta. Non sono l'allenatore del Bari. Per dimostrartelo, ho fatto venire il vero allenatore del Bari, Gian Piero Ventura. Come stai? Che piacere. Hai capito? Marcello? Sì. Lui? Ok, è tuo babbo? Lui? No. No, questo è pesantissimo, ma la trascino dietro Vita Natural Durante. È il tuo babbo? Giovane per essere il mio babbo. No, volevo far sapere, posso dire una cosa? Che io sono coetaneo di Marcello, quindi se io sono il tuo babbo, anche lui è messo mica tanto bene. Infatti, con Gian Piero se ne è combinate tante. Ascolta, visto che lui è qui, che è un amico, gli posso fare una domanda? Ma prego. Oh Gian Piero, senti, no, noi siamo amici, allora posso permetterti anche di avere una certa confidenza. Sì. Senti, non esagerare. Senti, toglimi questa curiosità, ma perché hai preferito il Bari a X Factor? È una domanda che mi fanno spesso. C'è gente molto confusa. Ma spero che ti faccia piacere, perché a me insomma fa molto piacere. Naturalmente l'importante è essere con Simona, quindi a questo punto va bene tutto. Esatto. Sì. Però visto che a questo punto è meglio essere qui, perché se riusciamo a parlare di calcio io. Ecco, benissimo, proprio se siamo qui, Marcello, adesso parliamo di calcio, giustamente, perché insomma. Secondo te Bari, convocheresti mai in nazionale, visto che le convocazioni a breve, un giocatore che è nato a Bari? Ci sono tanti giocatori, perché Bari che allena naturalmente Gian Piero Ventura, dati natali a questo grande campione che tutti vorrebbero in nazionale, il campione di Bari vecchia. Ma voglia te, guarda, mi piacciono molto Barreto, Kutuzov, Kamata, Iago, questi sono adattissimi. Ma scusa, sono tutti stranieri questi qua, sono tutti stranieri, dai. Sì, ecco, te lo ricordi, cosa? No? Un grandissimo attaccante. Ma scusa, aspetta, ma te dici della Bari vecchia per caso? Della allora ho capito a chi ti riferisci. Ecco. Quello della Bari vecchia, sì. Esatto. Ora mi torna. Quello che tutta Italia vorrebbe che tu convocassi. Sì. Però ora io sinceramente, guarda, ci avevo pensato. Però ora io in realtà non so in che ruolo farlo giocare questo qui della Bari vecchia, capito? Ma come? È un grandissimo attaccante. Ah sì? O che Michele Mirabella fa l'attaccante? Me lo segno subito perché è importante. Dai Marcello, lo sai di chi sto parlando? Sto parlando di Cassano. Chi è, scusa? Cassano! Arrivederci. Non è possibile andare avanti con questa storia. Voglio sapere le convocazioni prima, Allora, ecco qui Gian Piero. E adesso vi vogliamo far vedere dove si trova Cristian De Sica, perché abbiamo in mano del materiale che solo noi abbiamo qui a Stracult. Lui si trova negli Stati Uniti, a Hollywood, vuole provare a sfondare anche lì e sta facendo dei provini. Vai Cristian. Number 24. Numero 24, per favore. Permesso. Buonasera. Buonasera, venga. Guardi in camera. Sì, subito. Il suo nome? Mio nome? Sì. Allora, io mi chiamo Cristian De Sica. Oh, ma che è? Ho bisogno di un po' d'acqua. Per favore, possibilmente l'acqua. Sì? Ghiacciata. Vabbè, dopo avrà l'acqua ghiacciata. Adesso, per favore. What's the first? The first is the taxi driver. Ah, sì, il pezzo da taxi driver. Main character of Robert De Niro. Pezzo da taxi driver. Eh? Il pezzo da taxi driver. Taxi chi? Driver. Driver.
Sì. Mi giro, eh? Sì. Ma dici a me. Ma dici a me. No, dico, con chi stai parlando? This man is terrible. Ma dici a me. Another actor in, please. No, volete sentire un altro, vabbè, un altro attore, dice, però... just trying again. It's Italian, it's Christian De Sica, it's very famous. This man is not right upstairs. Dice ma che... gli ha detto, capisco un cazzo. Lasci stare, non dica queste cose, perché... No, dico. Stanno a parlare questi. Ha un altro rispetto. Film? Blade sì. Runner. Eh? Blade Runner. Che ha detto? Dico... Blade Runner. Che è questo? Che è il cambio? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Ma che è Orione? Ma lasci stare, che è... Vabbè, You are a very great actor. Dice che lei è un grande attore. We let you know, we have your number, we have your name, your agent's name. Se abbiamo il suo telefono, il suo numero di telefono, le faremo sapere, ha detto così. Ah, faremo sapere? Sì. Ma, diciamo, però scusate, non lo so in che ore mi chiamate. Vabbè, vada fuori. Perché io sono impegnatissimo. Sì, le faremo sapere, la ringrazio, esco qui. Ma un saluto al nostro Cristian De Sica! Buonasera! Ma non eri in America? Yeah. Strange into the night, I want to fight. Non eri in America? Che dici? Qua. Grazie. Abbiamo lasciato che eri. Buonasera. No, scusate. Ma che era sta cafonata? No, ho visto io questo filmato, che vedi, in America sai, sono tutti cafoni, le macchine cafone, le donne sono cafone, ma lasciamo piata, perché l'idea, per piacere. Ma bravo, andiamo. Rimani con noi, ma Cristian, ma che te ne fai di questi registi americani, che ne so, Tarantino, Spielberg, ma stai qua che tu sei il campione del cinema italiano. Certo, io c'ho neri parenti. Senti, a proposito di neri parenti, ce la dai un'anticipazione, il prossimo film di Natale, dove si svolgerà? Lo sai te. Pensa che ci ha chiamato pure l'agenzia di viaggi e ci ha detto quale destinazioni sono finite. Anzi, facciamo una cosa, ma tu lo faresti il film? Lo faresti? Volentieri, sì, perché? Guarda, facciamo una cosa, io contatto subito il mio consulente cinematografico, così gli dico. Ma ti ringrazio. Senti, ma che faccio? Lo chiedo pure a lei. Oddio, non lo so se... No, senti. C'è il naso che pare quello di Lippo Franco. Io lo dico pure sempre. Ma io niente. No, perché senza, sa mai. Sempre proprio devi. Devo. Proprio devi. Carissima! Senta, Valentina, ma lei lo farebbe magari, che dice? Non so, farebbe il film? Sì, Elena 18, sì, lo farei il film. Farebbe? È benissimo. Senta, ma una domanda. Ma sai petare? No, sai petare? Dai, no, ma... No, sai pampare, tonare, flautare. Ecco, diciamo, riesci a farle con lieve tanfo e garbato rumore. Cristian, le sa fare, abbiamo il camerino che è confinante. Le sa fare, puoi prendere... Occhio che io porto un 44. Sai che concetto. Beh, scusa, ecco qua. Pronto, Neri? Ciao, sì, sono io. No, sto qua con la Decoccio e con l'ispettore Coriandolo. Coriandolo, vero? Sì. No, senti... Sì, allora, stavi a sentire, ho trovato la trama del prossimo film di Natale. Certo, stai qua, sta a sentire la trama. Allora, io mi trovo una mattina a Manila, no, mi sveglio a Manila, una mattina e ho dei fortissimi dolori addominali, fortissimi. Allora comincio a correre, perché devo raggiungere il Vatercosa. No, ho detto Vatercosa. Neri, la tazza è eccesso, capito? Diciamo, poi, sai che succede? Sbagato, io mi accorgo che non c'è la carta igienica e allora mi pulisco ad una tenda. Però in realtà non è la tenda, è il pigiama di Morelli. Ma come il pigiama mio? No, ma Cristian! Ma telefonare! Che schifo, scusate, ma io non so se lo voglio fare più, però. Quindi
esclusiva con la conferenza stampa di Delleri. Eccolo qua, vediamo che ci dice. Vediamo cosa dobbiamo parlare. Abbiamo quelli che calcio. Buonasera. Buonasera, mister Delleri. Volevo sapere un po' le formazioni. Sicuramente, formazioni: noi abbiamo diversi giocatori importanti. Abbiamo lo schema 4-4-2, funziona anche l'1-4-4, ma 4-4 fa vicio vicio. Udinese mi fa le spese, se spese non tagliare, fare baciare, dire tornare a vincere, vinceremo, perderomolo, chiaro, penso che sia stato chiaro. Mister Delleri, mi scusi, ma Stragnelli ieri ha parlato insomma di Spalletti, insomma voci dei giornali, rumors dei giornali sportivi dicono Spalletti, chi dice Lippi, e lei insomma Agnelli, la difesa ha detto tutte minchiate, cosa pensa? Agnelli è stato chiaro. Sicuramente è stato chiaro. Io resto e non fa testo. E Spalletti, Pietroburgo, non toglie disturbo. Lippi pensionato, io finisco campionato. Bene. Caputi ha una domanda. Anche alla luce di questo calo fisico, degli infortuni, ecco, non le sembra forse che bisognerebbe cambiare qualcosa sul piano tattico, insomma non insistere troppo su questo 4-4-2? Caputi, lei è contento, Caputi, lo so, è chiaro. Sì, è vero, abbiamo sicuramente tanti infortuni, purtroppo, anch'io mi sono rotto. Pepe Motta, Mauri torneranno un bel dì, Parisi e Parì. E così con Bestide faremo con meno pepe, sale e olio. Sicuramente. Va bene, io direi basta. Oppure Stefano, hai una domanda? No, io volevo fare una domanda. Trovo ingiuste queste critiche fatte alla Juve in settimana, anche perché ci si attacca che è la società al sesto posto come monte ingaggi, le solite cavolate che vengono dette, anche perché siete solo a 5 punti dal terzo posto, quindi ce la potete ancora fare, no? Bettarini che non continua a giocare, perché sono molto straordinario, se c'è da lottare, noi allattiamo. Abbiamo capito tutto. comunque penso essere stato chiaro. Comunque io volevo apportare questo elemento di ringrazio lei Ventura, ringrazio Bettarini, ringrazio Caputi e ringrazio in particolar modo Radio Radio Scotti, arrivederci dopo. Grazie. A posto, Albe? Voglio capire se ti hanno dato la terza elementare. Allora scusate. Ti chiamo Giampiero. Sì, vabbè, mi ha chiamato Maurizio per tutta la puntata, scusami, va bene Maurizio. Va bene Mughini, allora diamo fuoco ai barili e cominciamo. Sto faccia a faccia che sarà una specie di cavalcata della Marcord, diciamo, anche perché mi voglio allacciare a quello che ha fatto il nostro Mughini per la Juventus. E tu Giampiero, stammi bene a sentire. Mo te mostrerò nello schermo che c'hai là davanti la faccia di certi personaggi, diciamo, che ti fanno aggrovigliare, che ti fanno emozionare, e tu mi dovrai dire ogni volta che ti faccio vedere la faccia che cosa ne pensi. Siamo pronti? Mio Dio sovrano, okay, che cosa vedo? Calma, un'arcana visione. Calma, come disse quello, sì. O sogno o son desto. È proprio lui, sì. Lui, il profeta Luciano, ma che dico profeta? L'arcangelo Luciano, ma che dico arcangelo? Vabbè. Il Dio Luciano, come quando diceva. A De Santi non avrai altro Dio all'infuori di me. Ecco, fategli un applauso, se non sono amoreccato. Abbiamo capito la Marcord, oggi andiamo subito, ti è piaciuto, mi fa piacere, siamo tutti contenti. Adesso però date una sistemata, calmate bene, bello mio, ti devo mostrare il secondo faccione. Bene, prego alla regia di mostrare il faccione sullo schermo gigantesco. Chi è? Beccate questo. Oddio! Che non lo sapevo io. Dio mio, mi è caduto anche l'anello. Ecco, oddio, bravo. Oddio, che cosa vedo? Bono.
Che cosa? Io aborro questo calciatore. Ma questo non è un calciatore. Questo io lo definisco il Giuda del calcio. Certo. Colui che si è permesso per 30, dico 30 milioni di danari di vendersi ad un'altra squadra, tradendo i colori più belli, più gloriosi della storia del calcio, quelli bianconeri. Quindi io dico, vade retro Zlatan, vade retro Satana, vade retro. Tranquillo, sei tranquillo. Dai, dai. C'è ancora l'ultima davanti con quel naso, mi sembra una barca a vela. Sì, vabbè, lascia perdere, non parliamo dei nasi, state zitto, va. Che te se quella abbattonella te fai lo spinnaker. Maurizio, per piacere. Andiamo con la regia con l'ultima foto, così la finimo che ne andavamo più. Prego, regia. Eccoti qua. Oh, Giampiero, che succede? Che ti hai preso? Cosa fa Valentino Rossi? Che stai a fare, Giampiero? Turino. Che c'è, il coccolone? Dai, guarda sto faccione, fammi il piacere. Dimmi una parola, brutto o bella che sia, ma dimmi una parola. Ho capito. Basta. Quest'uomo. No, bravo. Questo bravo. Non è un uomo. Bravo. Io è da lui. Del 2000 e sei che mi brucia dentro contro quest'uomo che si è permesso di accaparrarsi degli scudetti non suoi, ma non lo so, grazia divina che gli ha portato questi scudetti, perché se no col cavolo che potevo vincere. Ma perché non nomini Moratti? No, nomini il presidente Moratti. Ma per piacere, questo è l'innominato. Vabbè, e vabbè. Non devi nominare. Vabbè. È l'innominabile. Ma dai, orbito panzone, non devi nominare questo innominato, colui che si è appropriato degli scudetti non suoi. Ma non è possibile, ma dai, testa di cazzo. Vabbè, allora andiamo a sapere. Ma ho capito. Per favore. Riprendiamo un attimo in mano qua la questione, la situazione, perché... Riprendi in mano la questione, fatta la tradizione, ciao bello. Non avevi promesso niente parolacce, sono i bambini. Ma vedi, andate, ma dai, su, dai.